Questo è uno dei miei molti viaggi, diverso dagli altri, perché in queste occasioni io soprattutto sono un ospite e assisto. Negli altri miei viaggi in realtà io, il mio ruolo è diverso perché vado a raccontare, ma vado a raccontare perché mi viene chiesto. E per me questo è molto importante. Non sono io che mi propongo, non sono io che propongo la vita di Vittorio, ma sono moltissime le associazioni o le biblioteche, anche molte scuole, che chiedono di sentire proprio dalla voce della mamma di Vittorio Arrigoni qual è stata la sua vita e la sua testimonianza. Vittorio è stato un grande attivista per i diritti umani che ha iniziato questo viaggio interiore innanzitutto e poi anche proprio girando in diversi stati stranieri, un viaggio alla ricerca proprio della sua strada perché lui si sentiva chiamato a fare qualcosa per questo mondo. Lui si definiva un attivista per i diritti umani, era alla ricerca della pace, ma sapendo, come del resto lo sapevamo, eravamo molto convinti anche noi in famiglia, che non può esserci la pace, quella vera, reale, se non c'è la giustizia. Ed ecco che Vittorio ha compiuto durante tutta la sua vita questa ricerca della pace attraverso la giustizia. Vittorio poi ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla Palestina, gli ultimissimi a Gaza, nella striscia di Gaza, e è diventato anche un protagonista, non dico tanto del giornalismo, perché Vittorio non era un giornalista, non voleva nemmeno essere chiamato tale. Però è stato un testimone importantissimo durante la strage israeliana sulla striscia a Piombo Fuso, nel dicembre 2008 e gennaio 2009. E di questa sua scrittura poi è stato tratto un libro, Gaza, restiamo umani. E quindi Vittorio ha già lasciato molte tracce di suo, quindi attraverso gli scritti, attraverso i molti video che lui stesso ha realizzato sulla vita dei palestinesi di Gaza. E adesso sono io che vado a riprendere il filo del discorso che è stato interrotto quando Vittorio è stato ucciso in aprile del 2011. E dico che sono contenta di essere chiamata perché significa che Vittorio ha lasciato una traccia profonda, oramai sono 7 anni che Vittorio è stato ucciso, eppure c'è sempre questo grande desiderio di ascoltarlo raccontare dalla sua mamma. Con Vittorio c'era una empatia molto forte, una grande condivisione di ideali. Un grande sostegno, un grande supporto anche quando Vittorio era in condizioni difficili, in particolare parlo degli ultimi tempi nella striscia. E quindi c'è forse la voglia anche da parte dei miei ascoltatori di riuscire a capire un po' come Vittorio sia arrivato ad essere il Vittorio della Palestina. Ed è quello a cui io tengo molto, perché non ho mai fatto di Vittorio un mito, non l'ho mai considerato un eroe o un martire, come invece è considerato ad esempio da parte dei palestinesi. Per i palestinesi sia della Cisgiordania che della striscia di Gaza, Vittorio è un martire della libertà. E quindi io ci tengo proprio anche a raccontare il Vittorio intero, il Vittorio completo. Ho scritto un libro, oramai sono già alcuni anni su di lui, che ho intitolato Il viaggio di Vittorio,
E desidero proprio che si capisca, soprattutto da parte dei giovani, perché vado in molte scuole, sia soprattutto scuole superiori, ma adesso anche terze medie, che come dice Vittorio, non è che io mi sono svegliato una mattina e ho deciso di andare a Gaza. Sono arrivato qui quando forse la Palestina mi ha chiamato o io mi sono sentito pronto per la Palestina. E allora racconto di quando lui già da bambino aveva questa predisposizione verso gli ultimi, aveva capito esattamente cosa significasse cercare la pace attraverso la giustizia. E quindi comincio proprio a narrare anche per dire in fondo che non c'è bisogno di essere eroi o eroici come effettivamente eroico lo è stato Vittorio, ma si può fare durante tutta la vita come ha fatto Vittorio, un cammino fatto anche di piccoli passi che poi nel suo caso l'hanno portato anche a sacrificio estremo. Ma questo anche perché incoraggia a capire che appunto, puoi anche tu nella tua vita quotidiana, nella tua vita ordinaria, diventare un testimone per i diritti umani come è stato Vittorio, ma con un viaggio molto lungo, un viaggio, una ricerca interiore anche difficile, quella che ha compiuto Vittorio. Perché se tu presenti così soltanto Vittorio che esce a difendere i contadini, in mare a difendere i pescatori, uno può sentirsi anche sopraffatto, no? Dalla persona di Vittorio, così come lo vede. Se invece, lo segue per tutta la sua vita fino a quello che è stato per Vittorio l'obiettivo finale, allora, lo si ama anche di più, perché lo si conosce anche nei suoi momenti o di tristezza o di debolezza o di ricerca, e quindi è un po' quello che sono chiamata a fare e che faccio posso dire proprio da quell'aprile 2011, perché subito, già lo stesso anno, hanno cominciato a chiamarmi e io vado. Questo cimitero è stato bombardato nel gennaio 2009 e molte lapidi, comprese di soldati ebrei, sono state danneggiate dalle bombe. Chissà, i ragazzi qui seppelliti magari ci credevano. Credevano alla guerra come risoluzione, alla guerra come un ideale a cui donare la vita. Io che non credo alla guerra, non voglio essere seppellito sotto nessuna bandiera. Semmai voglio essere ricordato per i miei sogni. Dovessi un giorno morire, fra 100 anni, vorrei che sulla mia lapide fosse scritto quello che diceva Nelson Mandela. Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Vittorio Arrigoni, un vincitore.